voi abbiate un iPhone, uno smartphone Android, un telefono pieghevole, un telefono più vecchio, beh, c'è una cosa che ci accomuna tutti. Questa cosa è che potremmo essere potenzialmente tutti delle vittime di truffe. Molto recentemente mi è capitato di vivere un tentativo di truffa ai danni della mia fidanzata. Diciamo che se non ci fossi stato io lì vicino, probabilmente questa truffa sarebbe andata a buon fine. Io stesso ho fatto fatica a identificarla come truffa. Quindi oggi andiamo a vedere quali sono le truffe più comuni che possono capitarci sui nostri telefoni e soprattutto vediamo quali sono le nostre armi, i nostri mezzi per difenderci, evitare di essere truffati e quindi di perdere dei soldi. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, fatelo in modo tale che il video possa diventare virale e molte persone sappiano come difendersi da queste truffe. Vi invito anche a condividerlo per lo stesso identico motivo e a iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Detto questo, voglio cominciare a parlarvi proprio della truffa che vi anticipavo poco fa, quella ai danni della mia ragazza. Io ero proprio vicino a lei quando tutto ciò è successo. Che cosa succede? Succede che lei riceve un messaggio sul suo telefono. Quando va ad aprire il messaggio sembrava inviato dalle poste. Attenzione, il tuo pacco sta arrivando. Se vuoi tracciare la spedizione e sapere quando arriverà a casa, beh, inserisci questo codice. Quindi codice di tracking e sito web per vedere appunto il tracking del pacco. Dato che la mia ragazza stava aspettando proprio un pacco spedito dalle poste, guarda caso, senza pensarci due volte, clicca sul sito e io vi giuro che compare un sito identico a quello delle Poste Italiane, incredibilmente fatto alla perfezione, dove bisognava inserire questo codice di tracciamento. Quando si andava a inserire il codice di tracciamento, venivano poi richiesti i dati di accesso al proprio account delle poste. Questa cosa ha insospettito la mia ragazza, mi ha detto: Giampaolo, guarda un po' qua. Io ad un primo sguardo mi sono ritrovato il sito delle poste, però la prima cosa che mi ha fatto sorgere i primi dubbi era il link qua sotto nella barra di ricerca, che non era poste.it, ma era diverso. Anche il messaggio fatto benissimo, ma si notava questo link particolare e questo numero di telefono un po' sospetto. Ora non voglio dire che sia sempre così, ma fate attenzione, perché se il numero comincia con più 44 ci sono buone possibilità che possa essere una truffa. C'è la possibilità di generare numeri online senza inserire documenti e quant'altro. Molto spesso questi numeri cominciano con più 44, quindi senza dubbio questo è un segnale che può far suonare qualche campanello. Questo numero particolare unito a questo link particolare, beh, mi hanno dato la conferma che si trattasse di una truffa, ma io stesso ho avuto delle difficoltà a identificarla come tale. Non so cosa sarebbe accaduto se io non fossi stato lì in quel momento, perché inserire nome utente e password avrebbe potuto dare l'accesso anche ai nostri conti. Adesso però voglio mostrarvi quelle che io ho ricevuto personalmente sul mio telefono, perché è successo tante volte anche a me di ricevere messaggi che hanno fatto suonare qualche campanello. Guardate qua, questo è arrivato proprio sulla mia casella di messaggi. Cosa strana poi, il messaggio è arrivato con iMessage. Ci dispiace informarti che non siamo stati in grado di consegnare il tuo pacco a causa dell'assenza di un indirizzo corretto. Aggiorna il tuo indirizzo. Per favore rispondi con Y, poi esci dal messaggio di testo e aprilo di nuovo per attivare il link, o copia il link e aprilo nel tuo browser Safari. Questo era fin troppo sciocco. Si capiva lontano un miglio si trattasse di una truffa. Però ecco, magari per una persona più esperta questo è chiaro, ma per tanti altri magari non lo è. Quindi se ci sono richieste di questo tipo, va, è chiaro che si tratta di una truffa, quindi fate molta attenzione a questo. Comunque voglio farvi vedere un'altra cosa a cui prestare attenzione. Guardate, se io adesso clicco sul link, voi non fate mai questa cosa, clicchiamo sul link, in questo caso il sito non si apre, probabilmente qualcuno l'ha tirato giù. Questa cosa ve la faccio vedere con il prossimo messaggio. Messaggio da Info: abbiamo cercato di contattarla, merito al suo ordine, per favore risolvete per evitare un ritorno. C'è questo link qua sotto. In questo caso, andando a cliccare sul link, guardate qua, l'iPhone stesso vi dice che il sito non è sicuro. Quindi se vedete la scritta di iPhone non sicuro, che la conferma che si stia trattando di una truffa. Ma come possiamo difenderci da queste truffe? Innanzitutto con l'informazione. Sapere che le truffe più popolari sono legate a pacchi in giacenza, pacchi che non riescono ad arrivare da noi, e legati senza dubbio anche a conti bancari. Se si tratta di queste due cose, insospettitevi già di default. Un'altra cosa che è importante da sapere però è che le truffe non arrivano
solamente via messaggi, ma possono capitare anche per telefono. E quelle sono anche più pericolose, perché in realtà non abbiamo dei dettagli da confrontare, degli indirizzi web su cui fare affidamento. Come possiamo difenderci in questi casi? Una cosa che possiamo fare è andare su impostazioni, scorrere fino a telefono. Se scorrete in basso trovate un'opzione chiamata silenzia numeri sconosciuti. Attivando questa opzione, in automatico il telefono vi attaccherà automaticamente a tutti i numeri sconosciuti che vi chiameranno. Eviteremo delle potenziali truffe, però significa anche che potremmo riagganciare a delle persone che ci chiamano e che magari non hanno assolutamente intenzioni malevole, perché in questo modo si va semplicemente ad agganciare il telefono a qualsiasi numero che non è salvato in rubrica. Quindi diciamo che questa cosa ha i suoi vantaggi ma anche i suoi svantaggi. Esistono però anche delle applicazioni che ci vengono incontro, una molto utile che si chiama Tellows. Praticamente quando riceviamo una chiamata ci avvisa se è potenziale spam, questo perché si collega a una rete di segnalazioni fatte da altri utenti, sia per iPhone che per Android. In realtà ce ne sono anche altre, tutte funzionano molto bene, ovviamente però sono a pagamento. Però magari con una piccola quota mensile ci andiamo ad evitare una truffa, risparmiamo tanti soldi, quindi questa cosa non è affatto da sottovalutare. Ma la domanda adesso è questa: come si evolveranno le truffe in futuro? Perché con l'avanzare delle tecnologie, le truffe possono essere sempre più sviluppate. Con l'intelligenza artificiale, purtroppo, ci aspettiamo tra i lati negativi anche quello di sfruttare l'intelligenza artificiale per generare delle truffe. Truffe che possono essere sempre più elaborate, dove magari anche i più esperti possono cadere in trappola. Questa però è un'altra storia e magari ne riparleremo a qualche anno. Per il momento però quello che posso dirvi è: state attentissimi a messaggi, telefonate e anche email. Sono curioso anche di sapere la vostra, sapere se vi è capitato di essere stati truffati o di ricevere messaggi di questo tipo. Vi invito a scriverli nei commenti, così che se qualcuno magari ha un dubbio perché ha ricevuto uno strano messaggio può andare nella sezione commenti e vedere se ce n'è uno uguale. Perché questi messaggi vengono scritti una volta e poi copiati e incollati su migliaia di numeri di telefono, cosa che però con l'intelligenza artificiale in futuro potrebbe non più essere così. È capace di prendere un test, rielaborarlo in modo diverso e permettere di mandare tantissimi messaggi diversi a tantissime persone. Detto questo, quindi, spero che il video vi sia d'aiuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un mi piace, facciamolo diventare il più virale possibile. Vi invito anche a condividerlo con amici, parenti, per evitare appunto che qualcuno possa cadere in truffa. Non mi rimane che ringraziarvi per la visione, invitarvi a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video, e noi, come al solito, ci vediamo con la prossima connessione. Grazie a tutti per l'attenzione.